Il famigerato MES, o ESM, Meccanismo Europeo di Stabilità, è attivo dall'8 ottobre 2012. Ecco alcuni articoli del trattato MES, che fareste bene a conoscere. Per capire meglio, con cosa abbiamo a che fare. Per prima cosa, diamo un'occhiata, alla quota di partecipazione dell'Italia, che ammonta, ad oltre 125 miliardi di euro. Di cui 40 miliardi, già versati. Ogni Stato, è obbligato, a versare la sua quota, entro 7 giorni dalla richiesta, irrevocabilmente, ed incondizionatamente. I beni e le proprietà del MES, godono di totale immunità, non possono essere perquisiti, confiscati o pignorati, gli archivi, i documenti, ed i locali del MES, sono inviolabili. Il Presidente, e tutti i membri del MES, godono dell'immunità, e dell'inviolabilità dei documenti prodotti. Questo organismo economico, praticamente intoccabile ed inviolabile, possiede la più alta disponibilità finanziaria del mondo. Quando tutti gli stati avranno versato le loro quote di partecipazione, il MES disporrà di un capitale di 700 miliardi di euro. Klaus Regling è l'attuale direttore del MES, ha un passato di consulente per il Fondo Monetario Internazionale, ed è un uomo di fiducia del ministro tedesco delle finanze, Schäuble. Analizzando le recenti azioni del MES, è possibile capire fin dove può arrivare il suo potere. Il MES ha gli stessi poteri di una banca. Grazie alla riserva frazionaria, con 80 miliardi disponibili, può concedere prestiti per 500 miliardi di euro. Come un qualsiasi stato sovrano, il MES può emettere bond, usando come copertura il Fondo Salva Stati. Il MES può privatizzare con la forza i beni di uno Stato sovrano. È già accaduto con la Grecia, che ha dovuto piegarsi alle sue richieste. Il 17 settembre 2013. La Grecia è stata costretta ad avviare il più grande piano di privatizzazioni del mondo. L'articolo 32 del trattato non lascia dubbi in proposito. Il MES può acquisire ed alienare beni mobili ed immobili. Come definireste un organismo che gode di totale immunità, che possiede gli stessi poteri di una banca e di uno Stato sovrano, e che, per giunta, è in grado di imporre il suo volere su altri Stati sovrani? Alla luce di questi fatti, l'Unione Europea, più che una comunità di stati, sembra assomigliare sempre di più ad una vera e propria dittatura economica, da cui è sempre più difficile divincolarsi.